ti amo Martina! Si apre la scena con Martina che lascia il suo bellissimo ragazzo, del quale però è molto innamorata, un po' indecisa, un po'... Martina è una randata. Talmente una innamorata che c'ha un altro. Lo so che è difficile da capire, è difficile anche per me, però è così. Per Lorenzo è più un aspetto totalizzante, diciamo, l'amore che ha per Martina. Si fa un sacco di film, io ho sempre immaginato così, di partire insieme a lei, di andare dall'altra parte del mondo e di non dover più stare ai ritmi, alle dinamiche della famiglia in cui si trova. E chi è Sean? È figlio di Nikos. Giulia è un po' l'adolescente tipo femmina della famiglia, di questa famiglia allargata. E sente un po' questo sentimento di autoaffermazione, un po' così, anche un po' passiva-aggressiva, molto spesso, soprattutto per quanto riguarda il nucleo familiare. Mentre il mio personaggio è Sean, è questo ragazzo canadese che sta molto antipatico il padre, principalmente perché non l'ha mai conosciuto veramente ed è anche piuttosto antipatico con lui e anche con il resto della famiglia. Comunque la famiglia gli sta antipatica, però pian piano viene comunque assorbito da quell'ambiente familiare e finisce a sentirsi anche lui parte del gruppo. Perché in questa famiglia parlano soltanto di animali? Perché le bestie sono migliori degli uomini. Lasciarsi per sempre è possibile? Io non lo so. Non credo. Sì, no, dipende. Dipende un po' da, secondo me, la profondità della cosa, del rapporto. Sì. Resta sempre qualcosa, comunque resta sempre un ricordo, comunque resta sempre un piccolo appiglio. Scusate, mi sono perso, ma qualcuno può fare un riassunto, per favore?